poi è sicuramente un altro. Ma queste sono delle barchette con i nomi di tutti i migranti che sono morti negli ultimi mesi e negli ultimi anni, attraversando il Mar Mediterraneo per arrivare in Italia, in Europa, cercando la speranza, e cercando accoglienza e sperando in un abbraccio fraterno e non in una chiusura di porti, non in una volontà di invece lucrare sulla disperazione della gente. La politica dell'immigrazione non si fa in questo modo, si fa in maniera seria, non restando in campagna elettorale permanente, assolutamente con una politica che sappia coniugare la sicurezza con l'umanità, perché questa è umanità, quella del ministro Salvini no. Ce la prendiamo con i Rom che verranno censiti come si faceva 80 anni fa dopo le leggi razziali, e poi l'immigrato, e poi. Ma per noi era il modo di testimoniare l'opposizione a quello che sta accadendo in questo paese, dove c'è un governo che crea un nemico al giorno per mascherare la propria mancanza di idee e di soluzioni. Prima si indicano i migranti come il nemico, oggi si propongono leggi razziali contro i Rom, ma domani chissà. Proporre leggi e censimenti su basi etniche è semplicemente un atteggiamento razzista che ricorda qualcosa che c'è già stato in questo paese, le leggi razziali dei fascisti, e quindi è fuori dalla nostra Costituzione, fuori da ogni cittadinanza in una democrazia occidentale moderna. Sono scappato dalla guerra civile del 91 e oggi sono qui perché credo nella democrazia, credo nell'Europa, credo negli ideali quali libertà, fraternità e uguaglianza.